Esistono in questi luoghi cani dal pelo raso e fitto, di colore scuro, che lavorano al recupero dei merluzzi sfuggiti dalle reti dei pescatori sulla costa. Questi cani non esitano a immergersi completamente per afferrare le prede che consegnano nelle barche. Dal diario di bordo del marinaio Aaron Thomas, isola di Terranova, sabato 25 maggio 1794. I cani di cui parla questo marinaio venivano definiti cani di St. John. In molti scritti dell'Ottocento, quando ci si riferisce ai cani delle coste canadesi, vengono usati senza distinzione i termini Terranova e Labrador. Questo ha indotto alcuni studiosi come Lord George Scott e Sir John Middleton a pensare che i Labrador origini da vari incroci di cani usati dai pescherecci che facevano la spola tra l'isola di Terranova e l'Inghilterra. Mary Rosling Williams, grande allevatrice e conoscitrice della razza, non è d'accordo con questa teoria. Secondo lei è quasi impossibile selezionare il colore nero puro e l'attitudine al riporto basandosi solo su incroci casuali. Poiché i pescatori di merluzzi non avevano certo il tempo di dedicarsi alla selezione cinofila, ella ritiene che il cane di St. John sia derivato da un cane da lavoro usato dai contadini delle regioni costiere del Portogallo del Nord. Esso si chiama cane di Castro Laboreiro ed esiste tutt'oggi. Il fatto è che non c'è nulla di certo sull'origine più remota della razza, mentre è ben conosciuta la storia più recente che si svolge tutta in Inghilterra. Il primo allevatore di Labrador fu Lord Malmesbury, seguito da Lady Howe con l'affisso Banchory e da Mrs. Broadley con l'affisso Sandy Lance, forse il più famoso nella storia della razza. Il Kennel Club inglese riconobbe ufficialmente la razza nel 1904 e il club specializzato fu fondato nel 1916. All'inizio i soggetti erano esclusivamente neri. Agli albori della razza i gialli non venivano neppure ammessi alla riproduzione. Fu Mrs. Warmald, titolare dell'affisso Nate, che iniziò ad allevare ottimi cani gialli e a dar loro un grande successo. Nel 1925 nacque un club riservato al Labrador giallo. La prima campionessa Chocolate fu Cookridge Tango, allevata da Mrs. Poling. Il color cioccolato resta di gran lunga il meno diffuso, ma oggi esistono bellissimi soggetti di questo colore. Il Chocolate è identico agli altri Labrador, ma presenta qualche leggera differenza, come per esempio il pelo un po' più ondulato sulla coda.